Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 6 aprile, ricordiamo San Pietro di Verona. Ascoltiamo la sua vita. Pietro nasce a Verona in una famiglia eretica alla fine del XII secolo. Presto si oppose ai suoi parenti. A 7 anni imparò nelle scuole dei cattolici il credo, che per lui sarà un principio di vita. Entrò nell'ordine domenicano quando San Domenico era ancora in vita. Fu un grande predicatore nelle città centro-settentrionali dell'Italia, ma soprattutto a Milano teneva le sue prediche e le sue pubbliche dispute contro l'eresia dualista, che si fondava sul rapporto positivo tra materia e spirito. Queste sue prediche erano accompagnate da miracoli e profezie. Molti, grazie a lui, ritornavano alla vera fede del Vangelo. Nel 1251 Papa Innocenzo IV lo nominò inquisitore per le città di Milano e Como. La lotta fu molto aspra. Pietro, nella predica della Domenica delle Palme del 1252, predisse la sua morte, ma consolò i fedeli dicendo che agli eretici li avrebbe combattuti più da morto che da vivo. Così avvenne. Gli eretici, conosciuta la via che avrebbe percorso per recarsi a Como, gli tesero un agguato e al suo passaggio l'uccisero con colpi di sciabola il 6 aprile del 1252. Prima di morire balbettò ancora una volta il credo, mentre il dito della sua destra, intinta nel proprio sangue, scriveva nella sabbia «Credo». Il corpo di Pietro venne trasportato a Milano, dove ebbe esequie trionfali e venne sepolto nel cimitero dei Martiri. Contemporaneamente si diffondevano notizie di miracoli come la conversione del vescovo eretico Daniele da Giussano, il mandante dell'agguato, e dello stesso assassino Carino, che entrarono poi nell'ordine dei Domenicani. Dopo 11 mesi venne canonizzato da Papa Innocenzo IV nella piazza della Chiesa Domenicana di Perugia. Viene raffigurato con l'abito domenicano, con un libro in una mano, la palma del martirio nell'altra e con il capo trafitto da un grosso coltello. San Pietro, un altro martire, colui che ha perso la vita perché ha dovuto testimoniare la verità. In questo caso lui combatteva le eresie e cercava di riportare appunto l'unità e la pace, ma questo gli è costato la vita. Gli eretici gli hanno teso un agguato e l'hanno ucciso. Sulla sua bocca, proprio mentre stava lasciando la vita terrena, le parole del credo. Noi recitiamo il credo durante la celebrazione eucaristica, però questa testimonianza forse di San Pietro può un attimo scuoterci. E io vi chiedo e chiedo a me stesso, gustiamo queste parole come ha saputo fare lui, che le ha poste come le ultime della sua vita terrena? Sappiamo quanto sono costate queste parole, questa formulazione, oppure la pronunciamo così come se fosse una filastrocca imparata a memoria, anche in maniera distratta, senza prestare attenzione a quello che si dice. Quelle parole sono costate il sangue dei martiri, sono costate dibattiti molto molto intensi proprio all'interno di tutta la comunità ecclesiale, quindi meritano tanto tanto rispetto. Forse è il caso di approfondire la storia del credo, e quello che io vi propongo è proprio oggi di andarvelo a leggere. Sì, andate a leggere il credo e pronunciatelo ancora nel vostro cuore. E apriamo un po' gli occhi su questa formulazione antica nelle sue varie espressioni, proprio per capire che ciò che possiamo professare di credere su Cristo, ecco, non è una cosa scontata, ma è una conquista della Chiesa che è costata anche il sangue a tante persone. E proprio affinché noi riusciamo a rispettare questo valore e anche a comprenderlo, perché forse non lo comprendiamo, ci mettiamo sotto l'intercessione di San Pietro. San Pietro prega per noi.